Benvenuti e bentrovati a Sky TG24 Economia. Oggi parliamo di attese, da qua il titolo il nostro Attendere Prego. Intanto perché è stata messa in pausa un'opera, la TAV, che ovviamente ha fatto molto discutere in questi tempi. Sappiamo che c'è un dossier che dà i costi e i benefici, che sembrerebbe bocciarla come opera, però sappiamo che era già stata comunque messa in atto, c'erano stati altri dossier costi e benefici che invece avevano detto che si doveva fare. Toninelli ha già chiarito che nel giro di 15 giorni dovremmo capire che cosa bisogna fare. Salvini, la Lega, che invece ha sempre spinto per farla, dice che continua a sperare che si possa fare. Oggi parleremo però anche di Fitch, come vedete dietro dai nostri simboli nei cartelli grafici, perché oggi la società di rating Fitch darà, a chiusura dei mercati americani, quindi poco dopo le 10, poi vedremo quanto poco dopo, il rating del debito italiano, cioè la valutazione sulla capacità del nostro Stato di ripagare il nostro debito pubblico. Non stiamo messi benissimo, però non siamo nemmeno proprio gli ultimi della fila, terzo ultimi, penultimi, niente di cui essere allegri, però ancora niente di cui disperare. Parleremo di questo con Arturo Arton, qua con me, il presidente di Confapri, ben trovato. Grazie, buonasera. E con Marco Gai, presidente di Anitec Assinform Confindustria. Buonasera. Allora, prima di tutto, insieme, guardiamo un servizio di Silvia Monsagrati, perché, come si notava anche dalla mia spiegazione, la situazione sulla TAV è abbastanza ingarbugliata. Silvia Monsagrati ha provato a sbrigliarla un po'. Si fa sempre più ingarbugliata la vicenda dell'alta velocità Torino-Lione. Al momento la tattica sembra quella di prendere tempo, ma in realtà di tempo non ce n'è più molto. Tanto che, a dispetto dell'intenzione di rivedere integralmente il progetto, il ministro Toninelli ha annunciato che in un paio di settimane verrà presa la decisione. Un lasso di tempo non casuale. Anche la TELT, società italo-francese che deve pubblicare i bandi di gara da 2,3 miliardi per realizzare il tunnel di base sul versante francese, che rappresentano i tre quarti dell'opera, si è presa altro tempo. La società, martedì, giorno in cui si attendevano i bandi, ha deciso, per un non meglio specificato, ulteriore breve rinvio. Ulteriore perché i bandi dovevano arrivare già a luglio. Nel frattempo, però, la Commissione europea ha fatto sapere che, se entro marzo non si sblocca la situazione, cancellerà parte dei fondi che fanno parte del cofinanziamento comunitario dell'opera. A rischio ci sono 300 milioni di euro su 813 dei fondi europei 2015-2019. Tra l'altro, visto che una parte di questi soldi è già stata versata, l'Italia potrebbe essere chiamata a restituire 120 milioni. La stessa Commissione europea avrebbe però aperto alla possibilità, ammesso che l'opera si faccia, di aumentare dal 40 al 50% il suo contributo, il che per l'Italia significherebbe un risparmio di oltre 800 milioni. È a questo che fa probabilmente riferimento la Lega quando auspica una revisione al risparmio del progetto. La partita finale però non è affatto decisa e la mozione della maggioranza giallo-verde, che promette di riscrivere tutto, sicuramente non velocizza le cose. Tra i pochi punti fermi ci sono, da una parte, i numeri dell'analisi fatta fare dal Ministero dei Trasporti, secondo la quale i costi della TAV superano i benefici di 7-8 miliardi, e dall'altra quelli, diffusi sempre dal Ministero, sul costo per l'Italia per la mancata realizzazione della TAV, fino a 1,7 miliardi tra penali e rimborsi, senza contare che in assenza del tunnel andrebbe potenziato il traforo del Frejus, per una ulteriore spesa di circa 1,5 miliardi. Silvia Monsagrati, Sky TG24. Artom, lei non è qua a rappresentare il Movimento 5 Stelle, però la conosciamo come un imprenditore ascoltato dal Movimento. Oggi Toninelli ha dichiarato ai colleghi di Radio 24: non c'è una sola opera bloccata in questo paese, c'è soltanto la TAV sospesa, per capire se i tanti miliardi impegnati possono essere spesi meglio per tutti gli altri cantieri sul territorio nazionale. Cosa ne pensa? Sì, la mia posizione è nota. Circa un mese fa, dalle colonne della stampa, ho fatto una proposta, penso, di buon senso, studiando da piemontese, sono nato e vissuto a Torino, sono laureato lì in ingegneria, di buon senso, perché il tunnel Frejus, il vecchio tunnel ferroviario, fu nel 1863 il primo tunnel ferroviario sotto le Alpi. Seguirono tutti gli altri. La tecnologia di allora, ovviamente, è una tecnologia
molto debole, permetteva di fare tunnel a 1300-1400 metri perché più di 8-10 km non potevano essere lunghi. Nel corso degli anni 80 ad oggi il progetto più importante, quello svizzero, si chiama Alptransit, sono stati rifatti quasi tutti gli altri tunnel di base a circa 500-600 metri di altezza per fare andare soprattutto i treni merci, perché i treni merci moderni a 1200 metri sostanzialmente praticamente non ci vanno più, ci vogliono due locomotive dietro, no, per davanti. Sostituire. Quindi io ho detto, questa polemica si notava, mi è sembrata assurda, insomma è stato un po' il vulnus originale del progetto, perché bisogna dirlo, il progetto originale di quadruplicamento, quindi di TAV della linea italiana, costava 11 miliardi, quando effettivamente non c'è nessun progetto TAV serio oltre Brescia, quindi sostanzialmente la TAV italiana su questo asse orizzontale è Torino-Milano e Treviglio-Brescia. Detto questo, la mia posizione è si faccia il tunnel di base perché è fondamentale, costa relativamente poco, 3 miliardi e mezzo sugli 8-6 perché la gran parte è pagato dalla Francia e dall'Unione Europea, sia moderni, la linea attuale esattamente, cioè abbiamo un caso di scuola finito 3 anni fa, quindi all'incirca con 20 anni di anticipo, che è il tunnel del Gottardo, sulla linea nord il tunnel che attraversa la Svizzera, sulla linea, diciamo, una soluzione di compromesso. Monza, e chiudo, Monza-Basilea è stato un grande successo, ha raddoppiato il traffico persone, ha triplicato il traffico merci, non è stata fatta nessuna alta velocità, è stato fatto un nuovo tunnel di base e poi un rammodernamento delle linee a nord e a sud. Allora Gai, due domande, una se le piace questa situazione di compromesso, due, gli imprenditori del nord minacciano la serrata, ci spiega. Allora, il primo punto è sicuramente bisogna andare avanti col tunnel di base, questa è la prima necessità, perché fermare l'opera ha tre messaggi, mi piacerebbe poter dire meglio, ma uno peggio dell'altro. Il primo è che si va fuori da un contesto europeo, da un progetto europeo, cosa della quale noi non abbiamo bisogno e non ce ne deve essere nemmeno l'intenzione, perché la casa comune, l'Europa, e quindi essere tagliati fuori dal progetto europeo è sbagliato. Primo, diamo un brutto segnale a livello... Secondo, investimenti e ricadute degli investimenti sul territorio, che sono investimenti pratici, 2 miliardi e 3 sono investimenti importanti. Toninelli dice quei soldi li potremmo spendere meglio altrove forse. Ma mi collego al terzo punto, quando nel 63 si fece quell'opera che giustamente Artom ricordava, si pensava al futuro, quindi operazione anticiclica economicamente, ma soprattutto un'operazione di proiezione per il futuro, con la logica del dire potremmo spendere altrimenti, probabilmente oggi non avremmo la banda ultralarga o oggi non parleremo di 5G o di fibra. La TAV sarà completata, sono sempre parole di Toninelli, tra 15 anni, i benefici si vedranno fra 70, questo significa che non è una priorità? Allora, secondo me questa discussione nel momento che poi diventa più squisita entrambi politica, siete imprenditori nella tecnologia, tutti e due guardate la ribadisco, ripeto, secondo me anche per una corretta valutazione costi-benefici, solo il tunnel di base, senza fare la stazione del progettista dell'Archistar giapponese, che adesso non, forse da 300 milioni di euro si usa, forse bisogna ricordarsi quello, la rivoluzione della valle fu fatta perché si pensava di fare per 60 km un'opera faraonica che avrebbe distrutto a Val di Susa, senza pensare paradossalmente che la parte fondamentale dell'infrastruttura è il tunnel di base, quindi ribadisco quella che è una posizione di discreto buonsenso, ovviamente la politica ha le sue logiche e su questo non intervengo. Penso che in futuro sarebbe, ed ho il dato, l'unico tunnel di base non rifatto in tutto l'arco alpino. Gai, nel frattempo però la Commissione europea ci ha fatto sapere che se entro marzo non sblocchiamo la situazione rischiamo di perdere fondi per 300 milioni sugli 813 stanziati 2015-2019. Non è sembrata o non sembra essere ancora una buona ragione per fare alla svelta. Ma appunto io distingo con assoluta chiarezza il significato politico di quello che sta succedendo dal significato pratico. 300 miliardi, milioni, sono una cifra che non ci possiamo nemmeno permettere di pensare a rinunciarvi, soprattutto perché si porta dietro investimenti e partire dalle operazioni, andare avanti... Sì, tra l'altro parte è già versata, quindi rischiamo di dover restituire... In parte è già versata, ma soprattutto ha un significato di molto peggio che di una multa piuttosto che di un'infrazione. Vuol dire chiamarsi fuori dal gioco, e chiamarsi fuori dal gioco quando si parla del futuro. È vero, l'opera probabilmente sarà finita
magari non fra 15 anni ma fra 10, ma qua si sta ragionando ai prossimi 60, 70, 80 anni, dove la tecnologia andrà avanti e quando avremo le infrastrutture fatte si potrà poi applicare una nuova tecnologia, ammodernarne, guardare come saranno i cambiamenti delle infrastrutture e del movimento delle merci e delle persone. Oggi si parla di costruire un pezzo di futuro e non ci si può negare questa opportunità perché siamo un ponte naturale sul Mediterraneo e collegandoci bene all'Europa, essendo un ponte naturale sul Mediterraneo, vuol dire avere un ponte verso l'economia dei prossimi 200-300 anni. Andando a chiudere questo argomento, prima di parlare di Fitch, Artom, se alla fine di tutto questo non dovessimo concludere la TAV, fra l'altro dovremmo comunque rimettere a posto quello che abbiamo già in parte modificato, perché un po' di lavori sono già stati iniziati, sarebbe una sconfitta per l'Italia? Diciamo, lo scenario vorrebbe dire che gradualmente, per esempio il vecchio tunnel andrebbe gradualmente in disuso, non ci sarebbe più una parte di traffico ferroviario. Sono stato recentemente a Lione la settimana scorsa, eccellente città splendida, penso che un collegamento ferroviario è un incubo, ci vogliono 5-6 ore adesso, che sia macchina che sia treno, e quindi sia necessario. Io ripeto, andiamo, a mio parere, la proposta che fece a fare un'analisi costi-benefici esclusivamente su questa ipotesi, quindi questi 3,6 miliardi, se sono ben spesi, l'ammodernamento della tratta italiana può costare sui 100-200 milioni. In questo momento ci sono tanti lavori che la Svizzera ha pagato per 140 milioni alla rete ferroviaria italiana sulla linea della parte italiana della Monza-Basilea. Quindi andiamo a aumentare eventualmente per anche questi 140 milioni, probabilmente per la parte italiana e la Torino-Susa ci vogliono 300-200 milioni, facciamoci il pagare dell'Unione Europea. Io direi sarebbe una sconfitta. Affrontiamo su questo punto concordate, mi sembra di capire. Sì, la mia posizione è chiara, quindi io preferirei che venga fatto il tunnel di base. Una soluzione a metà, cioè non la TAV che abbiamo studiato, che lo stesso professor Ponti ha valutato, ma quella che in parte è prospettata anche da Artom e in generale, diciamo, una soluzione di compromesso, sarebbe comunque una buona soluzione o la TAV va fatta così come era stata pensata? Allora, le soluzioni al ribasso quando si parla di infrastrutture, quando si parla di sviluppo, sono quasi sempre errate. Detto questo, partiamo dal tunnel di base, si calcoleranno poi i reali benefici sul tunnel di base e poi credo che da lì si passerà a completare l'opera come ci si aspetta, almeno questo è l'auspicio. Sicuramente se si parte a ribasso non è questa la posizione che qualsiasi imprenditore prende quando ha un progetto di sviluppo a medio-lungo termine. Adesso parliamo dell'altra attesa, quella del rating di Fitch di questa sera. Possiamo probabilmente già salutare un altro ospite che ci ha raggiunto, il Sole 24 Ore, Moria Longo, ben trovato. Buongiorno a tutti. Buongiorno a te, ma prima di tutto andiamo dal nostro Giorgio Rizza con la domanda più importante. Giorgio, a cosa servono queste società di rating e quanto è importante questo giudizio che stiamo aspettando? Allora, a cosa servono? Sono giudizi che tutti gli investitori globali attendono per decidere se investire o meno su un determinato titolo di un paese o di una obbligazione. È una pagella sostanzialmente sull'affidabilità che ha uno Stato nel ripagare il proprio debito e sono numeri che vanno tra lettere abbastanza complesse, che però da un massimo di AAA, che vuol dire massima affidabilità, ognuno ha il suo modo di valutare, vero? Esatto, fino alla D, che vuol dire default, cioè c'è il rischio che questo paese proprio non ripaghi il proprio debito. Noi siamo messi sulla B sostanzialmente, diciamo subito, non siamo messi molto bene, questo è quello che è al momento. Ovviamente c'è il punto interrogativo perché attendiamo di sapere quale sarà la valutazione di Fitch, ma per capire meglio come siamo collocati, questo grafico ci rende meglio l'idea. Perché? Perché noi dobbiamo vedere la distanza che ci separa dal cosiddetto livello spazzatura, cioè quel livello che viene considerato non da investire, cioè sul quale le agenzie di rating sconsigliano di investire. Dunque Moody's sarà più severa insieme a Standard & Poor's perché abbiamo solo un livello dalla spazzatura, Fitch 2 al momento, poi lo vedremo. L'altra società di rating, che è la piccola canadese di BRS, è un po' quelli più benevola. Quelli di manica larga, diciamo. Esatto, e ce ne dà 3 di distanza. Cosa succederebbe però se davvero arrivassimo al baratro del livello spazzatura? E qui dobbiamo distinguere, perché se tutte e quattro le agenzie di rating ci
collocasse a livello spazzatura sarebbero veramente guai, soprattutto nei nostri rapporti con la Banca Centrale Europea, perché anche dopo la fine del quantitative easing, cioè dell'acquisto dei titoli pubblici e privati messo in campo dalla BCE, la BCE non potrebbe riacquistare nuovi titoli con i proventi dei rimborsi di quelli che sono arrivati a scadenza. E questa è la prima cosa. La seconda cosa riguarda le banche, perché la Banca Centrale non potrebbe più accettare come garanzia da parte delle banche sui prestiti che gli istituti di credito chiedono continuamente, chiaramente, per finanziarsi alla Banca Centrale Europea. Più problematico ancora è quello che riguarda la situazione che riguarda i fondi di investimento, i grandi fondi, quelli sovrani, quelli, ad esempio i fondi pensione, che a seconda del loro statuto, e qui diciamo sono diversificati, anche con un solo giudizio a livello spazzatura o con una media di giudizi negativi, potrebbero essere obbligati a vendere, a liberarsi in un lasso di tempo abbastanza lungo, 6-12 mesi, di questa mole grandissima di miliardi di titoli di Stato che Proviamo hanno... Proviamo il rischio che anche un solo downgrade porti però a disinvestire. Esatto. Concludo per farvi capire di cosa stiamo parlando, che una delle più grandi banche d'affari, che Goldman Sachs, ha quantificato in 100 miliardi l'ammontare dei titoli di Stato italiani che questi fondi potrebbero essere costretti a vendere nel caso ci fosse un rating spazzato. Allora Giorgio, faccio una domanda a lungo. La politica, Moria dice spesso che, soprattutto questa politica, questo governo dice non ci facciamo dettare l'agenda dalle agenzie di rating come non ce la facciamo dettare dall'Europa. Quanto è vero quello che viene detto? Nel senso, possiamo veramente fregarcene? Mi piacerebbe, io sarei perfettamente d'accordo, non è giusto che agenzie di rating esprimano opinioni ponderate, calibrate, studiate, ma pur sempre opinioni. Tra l'altro tutte le agenzie di rating, come avete mostrato voi stessi, danno giudizi diversi sullo stesso paese, questo dimostra che sono opinioni. Quello che e hanno anche fatto grandissimi errori in passato, sì. Quello che colpisce è che queste opinioni hanno un fortissimo impatto. Possiamo far finta di niente? Purtroppo no. E per i motivi che avete detto adesso, purtroppo i mercati finanziari, che sono molto più grandi dell'economia reale, hanno un impatto fortissimo sull'economia reale, si basano nel mondo obbligazionario le scelte di investimento in base a questo parametro, quello del rating. Perché quando un paese, una società, una banca, qualunque emittente di obbligazioni passa dal settore investimento al settore, chiamiamolo tra virgolette, spazzatura, i fondi che sono dedicati al primo settore devono vendere. Compreranno fondi che sono dedicati al secondo settore, cioè quelli che possono per statuto comprare e che hanno come obiettivo quello di comprare fondi e titoli con rating più bassi. Il problema è che questo secondo mondo dei fondi è più piccolo del primo, quindi c'è sempre in questo travaso di acquirenti, c'è sempre una forte volatilità sui titoli di Stato o sulle obbligazioni quando accade. Purtroppo quando questa volatilità cade, quando i rendimenti salgono, significa uno che lo Stato paga tassi di interesse più alti e quindi questo va a pesare ulteriormente sui conti pubblici. Due, significa che tutto il debito italiano, anche quello privato delle imprese e delle banche, si riprezza su nuovi livelli di rendimento. Tra l'altro quando le agenzie declassano un paese, solitamente declassano anche le società e le banche di quel paese, molte società e molte banche. E quindi c'è un riprezzamento, un aggravio di costi per tutti i soggetti pubblici e per le imprese che mettono obbligazioni, per le banche che mettono obbligazioni, che devono pagare di più. Ecco, questo è lo scenario. Il problema è capire se basta un'agenzia di rating, ammesso che Fitch, non credo certo ci porti sotto il livello di investimento, no. Non credo che stasera, però quella è la mia opinione, posso essere smentito stasera. Detto questo, basta un'agenzia di rating? Allora, basta un'agenzia di rating nel mondo dei fondi, perché è vero che i fondi, soprattutto anche quando un paese, soprattutto grande come l'Italia, con un debito così importante, si avvicina troppo alla sfera, alla serie B, chiamiamola così, dei rating, cioè rating spazzatura, molti fondi iniziano a ridurre l'esposizione, perché poi se no, se l'Italia eventualmente fosse anche declassata in futuro, poi dovrebbero tutti vendere contemporaneamente, non sarebbe bello per gli investitori che avrebbero perdite maggiori. Quindi qualcuno potrebbe iniziare prima. Non ha invece alcun impatto per ora, e probabilmente non ce l'avrà in futuro, sulla Banca Centrale Europea, perché la Banca Centrale Europea guarda 4 rating e di quei 4 guarda solo il più alto. Per cui ora che tutte e 4 agenzie ci declassassero sotto livello di spazzatura, possiamo parlarne per i prossimi anni e speriamo non accada mai. Per cui sulla BCE non capiterà probabilmente alcunché, sul mondo dei fondi obbligazionari, quello lì un impatto ci potrebbe essere,
anche se invece, se invece ci fosse un declassamento soltanto come possibile, io credo che un impatto non ci sarà particolare, perché quello è abbastanza scontato. Ci sarebbe un impatto se l'Italia venisse declassata di 2 gradini e cadesse nel settore di speculativo, ma non credo sia lo scenario di oggi. Artom, secondo lei si sta dando troppa importanza, al di là del fatto che c'è stato appena detto che l'importanza c'è, ma c'è una grande critica anche alla stampa sul fatto che si stia troppo addosso a questo tipo di giudizi e che portino in qualche modo della negatività al paese. È d'accordo? Questo indubbio, io faccio incontri con gli imprenditori, batto il territorio tutte le settimane, è quello che secondo me bisogna andare a vedere la parte di economia reale, quindi penso che questa parte finale della trasmissione andare sostanzialmente a identificare che sicuramente l'ultima volta che ero venuto a metà gennaio ero discretamente positivo per il 2019, io sono stato un storico sostenitore del reddito che secondo me è stato implementato niente male, sarà un provvedimento che avrà molto più successo di quello che uno si possa immaginare. Quello che è successo è questo, che lo stimolo forte, adesso che si vede che c'è un po' di riavvicinamento tra le due anime del governo e che bisogna fare un piano subito veloce per andare a incontrare questi backbone, questa ossatura industriale di 5.000 medie imprese italiane, 300 milioni di fatturato, 1 miliardo, che sono quelle sostanzialmente che fanno il successo industriale d'Italia nel mondo, perché ovviamente stanno soffrendo. I dati che sto iniziando a raccogliere dal 15-20 gennaio ad oggi, quindi in un mese, non sono dati belli, soprattutto su tutta la filiera meccatronica c'è sofferenza, ma è una sofferenza esclusivamente di fiducia. C'è stato un mese e mezzo molto, molto di rapporti molto difficili tra il governo, quindi lo stimolo, io ho detto facciamo uno stato generale dello sviluppo economico, ma quasi che i due vice primi ministri assieme vadano a... La conflittualità interna al governo, e qualcuno dice anche la conflittualità del governo con l'Europa, non fa bene all'imprenditore. Soprattutto tra all'interno del governo per gli imprenditori, questi medi imprenditori non chiedono soldi, non chiedono vantaggi fiscali, chiedono sostanzialmente attenzione. In questi 6 mesi si è puntato prima alla parte della parte più debole della popolazione ed è stato giustissimo, perché è il motivo per cui il governo ha preso insieme il 60%. Adesso che sono stati fatti questi provvedimenti, in questi 4 mesi mi rendo conto che ci sono le elezioni europee, ma vediamo anche quello stesso Renzi dal 40 al 10, cioè insomma si sta dando molta, troppa importanza a queste elezioni europee, dimentichiamole e andate insieme a incontrare questi 5.000 medi... Le toccando ferro dopo che l'hai detto dal 40 al 10 di Renzi. 5.000 medi... Guy, secondo lei l'Italia è vittima di un pregiudizio da parte del Fondo Monetario Internazionale, dell'OCSE, delle società di rating, della stessa Unione Europea, che fra l'altro ci darà un giudizio mercoledì prossimo con i Country Report, oppure questi voti bassi ce li meritiamo? Allora, non direi proprio vittima di un pregiudizio, perché purtroppo i numeri non mentono, il calo della produzione industriale, il calo degli approvvigionamenti sulle materie prime non sono dati che possono essere interpretati. Questi si portano dietro un'altra parte che secondo me è molto importante, che è il calo della fiducia, perché la fiducia è quella che poi fa fare gli investimenti, fa fare le assunzioni, crea posti di lavoro. Quindi un grande piano industriale per le infrastrutture, per il digitale, per gli investimenti in creare sviluppo, con investimenti e progetti anticiclici, che è quello che c'è bisogno in momenti di recessione, soprattutto quando non è che siamo noi, è un sistema europeo, un sistema internazionale che sta scendendo, e quindi noi dovremmo essere forti a investire denaro sullo sviluppo che poi crea benessere. E a me i contorni troppo elettorali, soprattutto in questo momento di difficoltà, spaventano, perché poi recuperare una china che scende è molto faticoso se manca la base, che viene data anche molto dallo stimolo e dalla fiducia. Morio, a telegrafico, perché vorrei riuscire a fare ancora una mezza domanda ai miei ospiti. Che cosa ti aspetti poi da parte di Fitch? Poi non ti faremo... Se tu sbagliassi non te lo faremo pagare. Insomma. Allora, Fitch, quando ha portato l'outlook, cioè le prospettive del rating negative dell'Italia lo scorso agosto, ha citato 3 fattori. Uno politico, diceva c'è molta incertezza e temeva Fitch ad agosto che questo clima politico potesse portare ad un atteggiamento molto più meno rigido sui conti pubblici. Secondo, temeva che il governo smontasse le riforme, smontasse tutta una serie di riforme strutturali che erano state fatte in passato. E in terzo luogo diceva che l'economia nel 2019 sarebbe cresciuta dell'1,2%.
Allora, sul primo punto diciamo che una buona parte di incertezza è venuta meno, ormai il governo ha trovato un accordo con Bruxelles, una legge di bilancio l'ha fatta, non ha distrutto i conti pubblici come si temeva magari prima, c'è un tema futuro, ma per ora questo problema un pochino si è ridotto. Il problema delle riforme, ogni governo fa le sue, quindi su questo non mi esprimo. Il terzo tema invece è quello della crescita, la stessa Fitch pochi giorni fa ha rivisto la crescita dall'1,2% che era ad agosto allo 0,3%, ecco, questo potrebbe pesare. Quindi poi decideranno loro cosa pesa di più, se la politica o l'economia. Lo vedremo stasera. Allora, grazie a Moria Longo, grazie ad Arturo Artom e Marco Gai, il nostro tempo è finito, linea adesso al TG. Vi ricordo, nel weekend gli approfondimenti di Sky TG24 Economia con Alessandro Marenzi, si parlerà delle chiusure domenicali. Noi ci vediamo in diretta lunedì alle 18:30 con Marco Congiu.